benissimo, allora direi che possiamo iniziare, chi arriva comunque non avrà nessun problema a inserirsi. Grazie per essere qua, grazie, perché è una serata particolare, una serata dove vogliamo fare informazione, vogliamo portare l'esperienza di cittadini che si sono prestati alla politica, hanno deciso di mettersi in discussione portando le idee del movimento all'interno delle amministrazioni, ad altri cittadini che fanno altrettanto. Quindi la serata è una serata non, come dire, da cattedra, quindi non una serata dove ci sarà il battesimo di chi o per cosa, ma ci sarà semplicemente una trasmissione di esperienze avute in questi anni, possiamo dire anche delle esperienze che hanno contribuito a migliorare la propria città, sto parlando di Torino in questo momento, quindi il nostro capoluogo, esperienze fatte da cittadini come di noi. Come noi che siamo nelle nostre amministrazioni, quindi che abbiamo deciso di metterci in discussione e di metterci al servizio di altri cittadini. Quindi sarà una serata dove non ci sarà quindi la discesa del verbo, ma sarà una serata dove l'esperienza verrà trasmessa di chi ha avuto in questi anni questa possibilità e dall'altro lato anche da parte vostra la possibilità di fare N mila domande, quindi tutto quello che può in questo momento venire fuori come discussione, come esposizione, tutte quelle domande che è naturale che venga un cittadino che non ha mai visto che cos'è una delibera, che cos'è un'interrogazione, che cos'è un bilancio, che cos'è la responsabilità degli amministratori, la gestione della cosa pubblica. Quindi è giusto stasera dare spazio sia all'esperienza di chi da 3 anni sta lavorando all'interno dell'amministrazione e di chi in questo momento si sta portando all'interno delle amministrazioni per iniziare un lavoro, un percorso che è quello comune, cioè portare il cittadino al centro dell'amministrazione, quindi risvegliare quelle coscienze che faticosamente tutti i giorni noi cerchiamo, dai gazzetti ai giornali ai nostri piccoli comunicati, cerchiamo di risvegliare. Bene, allora, noi qui abbiamo... La presento lo stesso perché non c'è bisogno, però Chiara Pendino che è consigliere comunale a Torino, uno dei 2 consiglieri comunali che abbiamo a Torino storici per quanto riguarda la nostra provincia, e resistono nonostante le difficoltà che sapete bene che ci sono, non soltanto come attivista ma come anche amministratore, quindi come hai detto. Resistono, combattono, si attivano, condividono. E stasera Chiara si è resa disponibile a raccontare la sua esperienza, quindi ripeto, non sarà una lezione magistrale, ma sarà una lezione, per così dire, di vita, di esperienza all'interno dell'amministrazione. Quindi io direi che per quanto riguarda Chiara la conoscete e ha portato un suo amico, una persona competente, ricordo il suo nome, Paolo, che ci farà una breve introduzione fondamentale sulla 267, quindi sul testo unico degli enti locali. Quindi la nostra, abbiamo ripetuto 1000 volte, la nostra Bibbia, cioè quello che ci permette a noi minoranze, anzi minoranze lo diceva qualcun altro, a noi opposizioni di essere incisivi, di poterci difendere anche con delle leggi, perché i regolamenti sono fatti proprio per difendere chi non è in maggioranza. Quindi il fatto stesso di avere un buon possesso, cioè avere il possesso di questa legge, ci permette poi dopo di non fare la voce grossa, ma semplicemente di non farci fare la voce grossa. Quindi poterci difendere nelle nostre sedi quotidiane, che sono appunto o i consigli comunali, le segreterie del comune, quando noi porteremo le nostre istanze, ma anche come gruppi, come meetup, come gruppiamo, che comunque dovranno trovarsi anche a fronteggiare quello che è la possibilità di interagire già prevista per legge, questo è importante ribadirlo, per i cittadini, cioè i cittadini possono già attraverso petizioni al sindaco, attraverso ordine del giorno, iniziativa popolare, mozioni, possono interagire con l'amministrazione, solo che ci lasciano sempre oscuro, ci lasciano sempre a fondacqua, diciamo così, a boccheggiare. Poi io e Paolo può praticamente introdurci in questa parte che è la parte diciamo
fondamentali per la nostra attività, sia come cittadini sia come... Grazie. Sto in piedi così si dialoga meglio in piedi. Mi presento brevemente, mi chiamo Paolo Giordana, lavoro con il Torino ormai da un po' di anni, faccio funzionario, ho dovuto come tutti fare un concorso, un po' perché ho dovuto fare un concorso, un po' perché mi piace, mi sono un po' appassionato al diritto amministrativo e alla cosa più particolare del diritto amministrativo, che è il diritto agli enti locali. Non so chi di voi ha una preparazione giuridica, ha una laurea in legge, ma poco conta per fare il consigliere comunale o comunque per avere un ruolo attivo in comune. Quello che conta è sapere le regole, perché non credo che nessuno di voi voglia iniziare a giocare a nessuno sport senza essersi letto almeno le regole, semplicemente essendo andato a bordo campo e avendo più o meno capito che il pallone va tirato più o meno così, bisogna entrare in quella cosa in cui ci sono dei pali e una rete dietro. Nessuno di voi credo che voglia giocare in questo modo, quindi per non farvi prendere in giro da altri che magari possono raccontarvi le cose non proprio aderenti alla realtà, vi consiglio, questa è la prima cosa che vi dico, di procurarvi il testo unico, che è il decreto legislativo 267 del 2000, si scarica tranquillamente da internet, il PDF ve lo potete leggere, è piuttosto corposo perché sono 270 pagine. Per fortuna non l'ha scritto questa classe politica che c'è adesso, l'ha scritta un'altra classe politica che aveva tanti difetti ma sapeva scrivere le leggi, quindi è molto molto chiaro, è scritto in maniera molto precisa, per cui io adesso non mi metterò qui a farvi un riassunto della 267, perché non è possibile, 270 pagine, non è possibile, in mezz'ora vi annoiereste e non vi servirebbe a nulla. L'invito è di andarvela a leggere. Io adesso vi darò alcuni strumenti per sapere, per avere un quadro di come è strutturata la 267, e poi se ci fossero domande, se ci fossero interrogativi, se ne parlo adesso e poi credo che anche in futuro, se c'era bisogno di qualche chiarimento, io ci sono. La 267 è composta da due grandi parti. Una prima parte dedicata al funzionamento degli enti, in cui si definisce che cosa sono gli enti locali, e nella seconda parte si parla solo dell'aspetto economico e finanziario del bilancio. La seconda parte lo dirà meglio Chiara, che vi darà alcuni strumenti relativi al bilancio, tra l'altro una scadenza che vi troverete, chi entra in Consiglio Comunale adesso si troverà ad affrontare il bilancio, il consuntivo dell'anno precedente se non è stato ancora approvato, e sicuramente il previsionale del 2014, quindi sono due cose di immediata attualità. Giusto per rimangare un po' di diritto in generale, le fonti del diritto. Voi sapete che il diritto è composto da una piramide, non tutti i provvedimenti, definiamoli così, non tutti gli atti giuridici hanno il medesimo peso. C'è la Costituzione, o meglio, per il nostro diritto non è che così, perché prima della Costituzione ci sono tutti i trattati internazionali, quindi il trattato dell'ONU, il trattato di Costituzione della Comunità Europea, eccetera. Poi c'è la Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi normali, e poi dalle leggi normali ci sono i decreti legge, i decreti legislativi, le circolari, eccetera, eccetera. Dove si inserisce questo decreto, la 267, e gli statuti dei comuni? Si inseriscono in un livello che è un livello subcostituzionale, cioè fra la Costituzione e le leggi normali. Lo statuto di un comune è inserito lì, e quindi io non conosco, non me lo sono andato a leggere, lo statuto del comune di Chivasso. Il comune di Chivasso avrà sicuramente uno statuto approvato dal comune di Chivasso. La cosa che io vi consiglio, vi verrà consegnato quando entrerete in comune, andatelo a leggere, perché poi molte cose che sono richieste dalla 267 vengono poi definite nei dettagli dallo statuto, ad esempio la garanzia per le minoranze, adesso entreremo poi nel dettaglio. Quindi questa legge stabilisce che ogni comune ha uno statuto, e questo statuto ha una forza paragonabile a quella delle leggi, perché è quello che regolamenta tutto il resto all'interno del comune. Tutto il resto, cioè tutta l'attività, tutto ciò che voi potete fare, non potete fare, potete approvare o non potete approvare. Vi faccio un esempio banale: se lo statuto prevede che una determinata competenza
è riservata ad una certa maggioranza del Consiglio Comunale, voi non potete far approvare un regolamento in un certo modo perché il vostro statuto stabilisce una procedura specifica per far approvare quel regolamento. Quindi ecco perché dovete sapere bene lo statuto del Comune, perché ogni Comune norma le cose in modo proprio. Non so, noi ad esempio a Torino abbiamo una commissione che legata ai capigruppo, che si occupa proprio di dare, di intitolare le vie, le strade, i monumenti, le targhe, eccetera, a determinate persone che hanno illustrato la vita della città di Torino, ma questo non è regolamentato dalla 267, è regolamentato dallo statuto. È lo statuto che dice che quella commissione si occupa di. Se Chiara domani mattina volesse in commissione cultura proporre di intitolare una via a personaggio che ha illustrato Torino, quella norma non sarebbe ricevibile tecnicamente, non perché quella persona sia simpatica o antipatica o non avrebbe magari l'unanimità in consiglio comunale, semplicemente perché la procedura individuata non è quella corretta. C'è una procedura che è quella di presentare la richiesta ai capigruppo, che va in commissione toponomastica, lì viene esaminata, dopodiché questa proposta può essere votata con le maggioranze previste. Ecco perché mi spiace farvi tutto questo cappello introduttivo, ma è importante conoscere la 267 e conoscere lo statuto. Detto tutto ciò, voi non ce l'avete in mano, ma non è importante, andatevelo qui a leggere. Chiedevo prima qui a chi basso quanti consiglieri ci sono. Risposta: 16 più sindaco, immagino. Sì. 16 più sindaco. Non è una facoltà del Comune di Chivasso che ha deciso adesso mi doto di 16 consiglieri. C'è un articolo, che è l'articolo 37 del testo unico, che stabilisce, a seconda del livello della popolazione dei comuni, quanti consiglieri ha il comune. Per cui, ecco perché tutta questa è la Bibbia, o la conoscete, oppure in qualunque caso voi verrete messi in mezzo. E adesso vi spiego il perché con un esempio pratico. Articolo 49. Pareri dei responsabili dei servizi. Io non so se il Comune di Chivasso ha la dirigenza oppure no, ma c'è. Ogni grande macro divisione del Comune ha a capo un dirigente del Comune di Chivasso. In comuni più piccoli può anche non essere un dirigente, può essere un funzionario responsabile dei servizi. In ogni caso sono responsabili dei servizi. Recita il testo: su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa, diminuzione di entrata, adesso è stato variato perché ci sono oneri, è stato aggiunto un'altra forma, questo è un po' vecchio come testo, del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. E poi appunto dice: nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile di servizio, il parere espresso dal segretario dell'ente in relazione alle competenze, eccetera. Perché vi ho detto, ho cominciato a raccontarvi la 267 dell'articolo 49? Perché voi come consiglieri comunali, voi come persone che magari desiderate proporre una proposta di deliberazione raccogliendo le firme sempre in base allo statuto, quante firme ci vogliono, eccetera, potreste decidere che per organizzare meglio il servizio delle scuole avete trovato un sistema presentando un regolamento che rende la fruizione delle scuole e quindi, non so, gli oneri che ogni famiglia si deve assumere da pagare per le mense, per, in modo molto più equo rispetto a quello che c'è adesso. Scrivete un regolamento e lo presentate. Che cosa succede? Succede che due persone fisiche, nome e cognome, si sa chi sono, che sono il responsabile dei servizi delle scuole, adesso non so come si chiamerà qui a Chivasso la divisione specifica, colui che è posto a capo di tutta la parte scolastica del comune, più il ragioniere capo, il responsabile del settore ragioneria, devono scrivere sotto la vostra proposta che quella proposta è accoglibile e quindi a parere tecnico e contabile favorevole. Se voi non sapete tutto quello che abbiamo detto sopra, quella proposta voi non la presenterete mai.
Non la presenterete mai, perché la presenterete tutte le volte vi verrà rimandata indietro dicendo all'articolo numero che voi avete messo non corrisponde allo statuto, al regolamento, al testo unico, alla legge, eccetera, eccetera. Perché il parere tecnico di regolarità contabile sono obbligatori per legge, articolo 49 della 267. Ed è importante. Chiara lo sa bene. Chiara ha presentato una proposta di regolamento in comune che adesso sì, perché quei pareri li usano per fatto escursionismo, cioè gli uffici ci mettono tanto fatti ad altri pareri perché così la delibera rimane ferma. La nostra è ferma da 6 mesi. Il problema dei pareri è proprio legato a questo, che o voi siete molto bravi, avete chiesto magari consiglio prima, adesso formerete dei gruppi di lavoro, ci lavorerete sopra, oppure i pareri sono sempre borderline, cioè un parere non è mai totalmente tecnico o totalmente politico. Faccio un esempio di un parere che è stato dato a Chiara. Lei ha presentato un regolamento per l'assegnazione dei contributi, perché il Comune di Torino assegna dei contributi nel campo della cultura e a lei sembrava opportuno che questi contributi non venissero assegnati a simpatia, venissero assegnati in base alla valenza dei progetti e che questi progetti venissero valutati in una forma pubblica, dicendo tutta la cittadinanza di Torino: signore, ci sono arrivati 100 progetti, questi 100 progetti, adesso ve lo semplifico perché per non annoiarvi troppo, questi 100 progetti riguardano tutte queste cose qui, li abbiamo giudicati dicendo che 50 non valgono niente, 50 invece sono progetti validi, il Comune di Torino li finanzia con X, Y, Z soldi in modo pubblico. Per fare questo che cosa bisogna fare? Dire prima quali sono i criteri. Secondo noi un progetto che riguarda il territorio, che riguarda la tradizione, che riguarda non so, i giovani, che riguarda eccetera eccetera, ha più punteggio rispetto a un progetto che non riguarda il territorio, ad esempio. Che cosa ha fatto Chiara? Ha inserito questa tabella di punteggi all'interno della sua proposta di delibera. Che cosa ha detto al responsabile dei servizi? Ha detto: esprimo parere negativo perché non mi sembra opportuno che una delibera di consiglio comunale entri così nello specifico nel normare la questione. Ma questo lo commento io dopo, politicamente. Lei poi lo commenterà politicamente dopo. Come ha risposto poi lei? Dato che il testo unico e i regolamenti e lo statuto del comune e i regolamenti non vietano di scendere così nel dettaglio della regolamentazione, e dato che all'articolo numero 42, tra l'attribuzione dei poteri e delle competenze del Consiglio Comunale c'è questo, quel parere non mi interessa, io lo mantengo lì, e alla fine ho ottenuto parere positivo. Ma se lei non avesse saputo argomentare, come sarebbe finita? Ah, questa cosa non posso farla, non posso scendere per i dettagli, togliamo quella parte della delibera. Quindi avete capito perché è così importante? Adesso facciamo un saltino indietro, andiamo all'articolo 42, che dovrete studiare a memoria, l'articolo 42 è a memoria. Perché a memoria? Attribuzione dei consigli. Che cos'è il consiglio comunale? Quali sono i poteri del consiglio comunale? Tanto, per carità, non è raro che succeda qualcosa per cui la giunta si prenda dei diritti del Consiglio Comunale, perché normalmente il Consiglio Comunale c'è un segretario che cerca di far rispettare quella che è la norma, però voi dovete essere delle sentinelle, cioè se voi vedete far passare in giunta, quindi un organo molto più ristretto rispetto al Consiglio Comunale in cui voi non potete intervenire, una cosa che manifestamente di competenza del Consiglio Comunale, voi dovete alzare la manina, andare al segretario del Comune e dire: scusi, ma nell'articolo 42 del testo unico c'è scritto che questa cosa è di competenza del Consiglio, non della Giunta. Quindi quella delibera che voi avete fatto in Giunta è una delibera illegittima per eccesso di potere. Allora o la fate passare qui in Consiglio Comunale oppure questa delibera è da ritirare. Questo per semplificare molto il ragionamento. Cosa dice l'articolo 42? Che, ripeto, dovrete studiare a memoria. Primo, che il Consiglio Comunale
è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Indirizzo e controllo politico amministrativo. Che cosa si, come si esplicita? Esplicita, quindi articolo 42,1, la cosa più importante, indirizzo e controllo. Come si esplicita questo compito? Indirizzo, le famose mozioni. Ogni comune poi ha un suo modo di redigerle, ma le mozioni sono quegli atti che non prescrivono nel dettaglio le cose che vanno fatte, ma dicono all'organo amministrativo, al sindaco e alla giunta, che bisognerebbe andare in quella direzione. Mozione: incentivare l'utilizzo delle biciclette in una città. Questa è una mozione, perché tu non stai dicendo voglio fare la pista ciclabile lì. Tu stai dicendo il comune di Chivasso, in sede di redazione del piano urbano del traffico, all'interno delle sue politiche, dovrebbe incentivare l'uso della bicicletta. Questa è una mozione. Quindi la mozione, articolo 42,1, organo di indirizzo politico. Noi vorremmo che sia messo tra le priorità dell'amministrazione la raccolta differenziata. Voi non state dicendo come suddividere le zone, come fare la raccolta, se è porta a porta, se è con i cassonetti, se... tutte queste sono cose, dettagli che potrebbero riguardare una delibera, un regolamento, eccetera. La mozione dice la nostra priorità è quella. Quindi le mozioni possono essere anche molto stringate, molto piccole, perché quello che interessa alle mozioni è dove vuoi arrivare. Controllo politico amministrativo. Voi non siete dei magistrati. Togliete dalla testa che voi siete dei magistrati, non siete neanche Sherlock Holmes, voi non siete gli investigatori privati, non siete dei poliziotti, cominciamo a dire con quello che non siete, perché ogni tanto i consiglieri comunali si improvvisano magistrati e fanno delle requisitorie in aula che non finiscono più, cominciano a dire che secondo loro quello andrebbe in galera, messo dentro, perché, oppure no, tutti assolti, non è vero, non è successo niente. Voi non siete né magistrati, né poliziotti, né investigatori privati, ma avete un ruolo di controllo politico-amministrativo. E come si esplicita questo controllo? Attraverso le interrogazioni e le interpellanze. Poi, ecco, io sto utilizzando una terminologia che è quella del Comune di Torino. Non è detto, ecco perché vi dico che è importante lo statuto, non è detto che qui la terminologia sia identica. Il controllo politico-amministrativo di norma avviene o in modo scritto o in modo orale, anche perché non ci sono altre forme. O chiedi una cosa per iscritto, oppure quello gli chiede di dirtela in maniera in una discussione, non ci sono altre forme per comunicarsi. Non ti mandato un video, non lo so. Qual è la differenza all'interno dello statuto del Comune di Torino? Questo compito, questa funzione del Consiglio Comunale è normato in due modi. La forma scritta e l'interrogazione, la forma orale e l'interpellanza. Quindi si distinguono in questi due modi. Non so se lo statuto del Comune di Chivasso distingue, magari può chiamare interrogazione scritta, interrogazione to cure, non lo so. Quello che conta per noi è la sostanza. Che cosa deve fare il consigliere comunale? Il consigliere comunale, ovviamente, se vede che viene commesso un reato, prendere va alla Procura della Repubblica e denuncia, e questo è ovvio. Ma non sempre tutto è un reato penalmente rilevante. Non è tutto sancito dalla legge ordinaria, dal diritto penale. Ci sono molte cose che sono borderline, che sono politicamente rilevanti, non penalmente rilevanti. Le cose politicamente rilevanti vengono portate alla luce del sole e sanzionate dal punto di vista politico. Magari Chiara, se dopo voglia, fa alcuni esempi nostri, anche recenti, in Consiglio Comunale, sulle vicende delle mense scolastiche. Le domande magari le farei tutte alla fine, così quindi questo è il comma 1 dell'articolo 42. Nel comma 2, che ha un po' di lettere dalla A alla M, io vi dirò solo, ripeto, non vi faccio riassunto, andatelo però a leggere perché è importante. Sono sanciti dei compiti specifici che non possono essere presi dalla giunta al posto del consiglio, e questi sono: statuti,
dell'ente di aziende speciali. Quindi quando viene approvato lo statuto deve essere approvato per forza dal Consiglio Comunale. Non ci può essere la Giunta che approva uno statuto di un consorzio o dell'ente stesso. Lo statuto, come abbiamo sempre detto qui dall'inizio, è importante che andiate a leggere lo statuto, perché lo statuto è stato approvato dal Consiglio Comunale. Voi magari potreste emendarlo, cambiarlo in qualche parte, ma lo statuto viene approvato dal Consiglio Comunale, così come i regolamenti. Ogni comune ha dei regolamenti, cominciamo dal regolamento di polizia urbana, il regolamento sugli acquisti e gli appalti, il regolamento delle piscine comunali, il regolamento dello smaltimento dei rifiuti, il regolamento per il pagamento della tassa di concessione del suolo pubblico, piuttosto che del mercato, eccetera, eccetera. Sono tutti regolamenti. Questi regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Comunale. E quindi per il principio di diritto amministrativo, che lo stesso organo che lo approva è l'organo che controlla e che può modificare quell'atto, il Consiglio Comunale e quindi i consiglieri comunali sono quelli che possono andare a cambiare quei regolamenti. Quindi se ci fosse un regolamento per il mercato che secondo voi non va, non funziona, è antiquato, non rispecchia più le esigenze del 2014, chi è che lo può cambiare? Il consiglio comunale, e anche la giunta non può cambiarlo di sua spontanea volontà. Poi parleremo un po' degli atti amministrativi fra la giunta e il consiglio. Le convenzioni, l'organizzazione dei servizi pubblici, e poi qui ce ne sono istituzioni, ordinamento dei tributi, contrazione di mutui. I mutui non possono essere contratti dalla giunta, devono essere votati al consiglio comunale. L'atto più importante è quello di approvazione del bilancio, perché il bilancio ha delle caratteristiche fondamentali all'interno dell'ente pubblico. Non è come, non so chi di voi abbia un'esperienza di un'azienda privata, se è un libero professionista, quindi magari si redige un piccolo bilancio suo, della sua attività. Ecco, in comune è completamente un'altra cosa. Il bilancio ha un'altra valenza, perché il bilancio ha una valenza prima di tutto autorizzatoria, ma su questo dirò due parole dopo. È importante questo comma. Il consiglio, nei modi disciplinati allo statuto, finita la serata secondo me tornerete a casa e cercherete il suo statuto, avrete gli incubi, non so. Partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco, oppure, perché questo riguarda anche il presidente della provincia o del presidente della provincia, eccetera. Questo perché? Vi dico solo queste due cose e poi lascio la parola a Chiara. Quali saranno i primi compiti che avrà il Consiglio Comunale? Il primo compito in assoluto è l'elezione del Presidente. Il primo compito in assoluto. L'elezione del Presidente però è disciplinata allo Statuto, perché non viene detto qui chi fa il Presidente, perché nei comuni piccoli il Presidente può anche non essere individuato in modo stabile, può essere il Sindaco, a meno che lo Statuto non stabilisca che esiste la figura del Presidente. Quindi vedete quanto è importante lo statuto, che discrezionalità dà, può esserci o non esserci addirittura una figura. Quindi ammesso che, io non lo so, il comune di Chivasso abbia un Presidente, immagino di sì, il comune di Chivasso, il primo atto del Consiglio Comunale è votare il Presidente del Consiglio Comunale, il secondo atto è approvare le linee di indirizzo politico del mandato del Sindaco, dei 5 anni di mandato. Il sindaco, in questo momento quello che avete letto, sarà lì che scrive entro 30 giorni, è lì che scrive le sue linee di indirizzo e dirà: in questi 5 anni io voglio fare questo, questo, questo e quest'altro. Lo presenterà al Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale dovrà approvarlo oppure no, è ovvio che la sua maggioranza lo dovrebbe approvare. Un'informazione sugli atti e un consiglio, anche se sulle cose più politiche credo che Chiara sia molto più brava di me. Quali sono gli atti amministrativi? Io dico sempre, ho questa massima: il comune non parla e non sente, il comune vede e scrive.
Questa ricordatevela sempre. Il comune non parla e non sente, il comune vede e scrive. Non esiste la parola, ha detto il comune, esiste solo la parola scritta. Questo cominciate a fissarvelo bene in testa perché è importantissimo. In comune ci sono, vi ho parlato degli atti di indirizzo e di verifica, quelli di interpellanze e di interrogazioni. Oltre a questi atti, quali sono gli atti tipici che vedrete circolare all'interno del comune? Vedrete le delibere di giunta, le delibere di consiglio e poi fattispecie di queste, i regolamenti che vengono approvati con le delibere di qui sopra, le ordinanze e le determine. Sostanzialmente sono questi gli atti. Che cosa succede? Voi, io vi invito poi a darvela a vedere perché è interessante vedere la struttura, come sono fatte. Tutti questi atti sono fatti, soprattutto le delibere di giunta e di consiglio, ma anche le ordinanze, sono fatte nello stesso modo. Cioè c'è una premessa, c'è un cappello introduttivo. La premessa viene chiamata normalmente narrativa, cioè è tutta una parte in cui l'organo che emana l'atto amministrativo, sia esso l'organo monocratico, cioè il sindaco, l'unico organo monocratico che può emanare un atto amministrativo, cioè il sindaco o i dirigenti, sono questi due. Il sindaco può emanare direttamente un atto amministrativo, ordinanza. Il dirigente può emanare direttamente un atto amministrativo, determina. Quando voi fate un lavoro di ristrutturazione a casa vostra, voi chiedete magari di chiudere la strada davanti a casa vostra per una giornata perché devono arrivare i camion a montare impalcatura, a portare i materiali per il cantiere, eccetera. Per fare questo andate in ufficio del comune. In ufficio del comune presentate una richiesta e dopo un po' uscirà un tizio che vi farà pagare la marca da bollo o quello che i regolamenti prescrivono che voi dovete pagare, e vi darà un foglio che è un'ordinanza di un dirigente. Il dirigente preposto al suolo pubblico vi rilascerà con un'ordinanza sua propria, lui che emana quest'atto amministrativo, l'autorizzazione di chiudere quella strada. Quell'autorizzazione lui non ve la rilascia perché siete belli, che siete andati lì e avete detto vorrei chiudere la strada davanti a casa mia, non c'è nessun problema, sei un mio amico, ti rilascio l'atto, tieni, fai chiudere la strada. Non per quello, perché esisterà un regolamento che dice che in caso di lavori di ristrutturazione di casa uno ha la facoltà di chiedere di chiudere la strada sotto, di pagare 1.000 lire ogni metro quadrato occupato di suolo pubblico per ogni giorno in cui viene occupato. Allora, rispettando quel regolamento, il dirigente emana la determina. Voi con quella determina, normalmente non so se la notate, quando notate le chiusure al traffico, i divieti di sosta, andate a guardare, dietro c'è una determina in cui il dirigente dà quella facoltà, visto il testo unico 266, visto lo statuto della città, visto il regolamento, visto, determina di la chiusura della via Roma dal numero civico 1 al numero civico 3 per X ore o per X giorni per questi lavori. Quindi questo è l'atto tipico del dirigente. Perché vi ho accennato questo? Perché chiuderò il discorso sulla una delle caratteristiche del bilancio di cui parlerà più Chiara. L'atto tipico del sindaco è l'ordinanza. Quante volte avete sentito parlare di ordinanza del sindaco? L'ordinanza che vieta la circolazione per il troppo smog. Non è che il sindaco si può svegliare la mattina e può dire signori c'è troppo smog. Andate tutti a piedi. No. Lo dice. Non può fare una cosa del genere, sì. O meglio, può farla se esiste una previsione normativa superiore. Il sindaco non è il re sole per cui arriva e decide che può fare tutto quello che vuole. Può fare tutto quello che vuole anche lui, è delegato in determinati poteri. E quali sono questi poteri? Quelli che gli derivano dalla 267, dal regolamento e dalle leggi. Ad esempio il sindaco ancora oggi è il responsabile della salute della popolazione residente sul territorio in virtù di un regio decreto di inizio Novecento di cui adesso mi sfugge il numero. Che cosa può fare in virtù di quel decreto? Se vede un pericolo diretto, concreto e attuale per la salute pubblica,
può emanare un'ordinanza e ordinare l'immediata cessazione di quell'attività. Arriva uno, vuole accendere un fuoco di diossina in mezzo alla piazza, lui non è che deve passare dalla giunta al consiglio, chiamare tutti il mondo per emanare quell'atto. Lui può immediatamente emanare un atto e dire: ordino alla polizia municipale, ordino alla polizia, ordino ai carabinieri di bloccare quello lì, perché sta, non perché si è svegliato male quel giorno il sindaco, ma perché c'è una legge che lo autorizza. Ci deve essere sempre un atto amministrativo che conferisce la facoltà a quell'organo amministrativo di emanare l'atto. Quindi non è la persona, è l'organo sindaco. Esattamente come l'organo sindaco c'è l'organo giunta e l'organo consiglio, i quali emanano tutti e due delibere. Delibere di giunta o delibere di consiglio. A seconda che la materia sia ricompresa nell'articolo 42 o non sia compresa nell'articolo 42, quindi l'articolo 42 da questo punto di vista in diritto amministrativo si dice che è tassativo, cioè stabilisce con precisione le materie. Se la materia non è ricompresa qui, è di stretta e di competenza della giunta residuale. Qualunque materia non sia ricompresa qui, è di competenza della giunta. Quindi se non è un bilancio, se non è un mutuo, se non è un regolamento, cioè, è di competenza della giunta. A parte un regolamento specifico, che è quello dell'organizzazione dell'ente dell'amministrazione del comune e della dirigenza. Questo la legge sancisce che questo regolamento qui non è del Consiglio Comunale, ma è della giunta. Quindi è tassativo anche da questo punto di vista, esclude una tipologia di regolamento e dice che di questo regolamento si occupa la giunta e non il consiglio. E che cosa succede quando la materia è di competenza del consiglio? La giunta può proporre una delibera, può approvare una delibera in cui dice: io vorrei cambiare il regolamento dei mercati. Abbiamo sentito tutti gli ambulanti di Chivasso, e per organizzare meglio l'organizzazione dei mercati vogliamo ampliare i banchi da 4 metri di lunghezza, li vogliamo far diventare 6 metri di lunghezza, perché così lavorano meglio. La giunta approva una delibera, questa delibera non è esecutiva. Perché non è esecutiva? Perché la materia del regolamento è di competenza del Consiglio Comunale. Allora, questa delibera passa al Consiglio Comunale, il quale a sua volta deve dire sì, mi piace, no, non mi piace, oppure sì, mi piace, ma con emendamenti. 6 metri sono troppi, secondo noi ne bastano 5. E il Consiglio Comunale può emendare il regolamento e dire sì, lo cambiamo con 5 metri. Ti ho già fatto una testa così. Vi dico l'ultima cosa, poi cedo la parola. Ecco perché ho parlato del bilancio come dell'atto più importante del comune, perché il bilancio per il comune, soprattutto per come è stato pensato nella 267 più che come viene realizzato, ha un valore realmente previsionale, perché non si ragiona come ragioniamo noi con i nostri soldi, decidiamo di fare le vacanze da una parte, di non farle, di comprarci un paio di pantaloni nuovi e lo compriamo, perché possiamo lo facciamo, se non possiamo lo facciamo. Non funziona così. Funziona che ogni attività del comune ha un suo capitolo di bilancio che è classificato in maniera molto, molto dettagliata. Questo capitolo di bilancio stabilisce che per quella determinata attività, mense scolastiche, il comune di Chivasso può spendere 100.000 euro di refezione scolastica. In che modo? Acquistando servizi dall'esterno, perché il comune di Chivasso potrebbe dire: io spendo 100.000 euro ma i pasti li produco in casa, oppure io spendo 100.000 euro ma li do come contributi alle famiglie e loro ci arrangiassero, dessero loro i baracchini ai bambini e venissero a scuola con i bambini, con i baracchini. Ecco perché è importante. Una volta che il bilancio è approvato dal Consiglio Comunale, questi 100.000 euro hanno carattere autorizzatorio. Che cosa vuol dire che hanno carattere autorizzatorio? L'unico che può stabilire come viene usato il portafoglio del Comune è il Consiglio Comunale. È l'unico che lo può stabilire. Il Consiglio Comunale può dire: il bilancio del Comune di Chivasso è 100, questi 100 li spendiamo.
20 per il personale, 10 per la pulizia delle strade, 5 per dare da mangiare ai bambini alle scuole e il resto per fare altre cose. Una volta che ha stabilito questo, questo diventa la fotografia e l'autorizzazione dell'esistente. Chi è che mette in pratica quello che il Consiglio Comunale ha stabilito? Il dirigente. Il dirigente delle mense scolastiche a questo punto che cosa può fare? Può prendere il bilancio, andare a vedere il capitolo di bilancio che gli compete e dire: bene, io sono il dirigente delle mense, che cosa ha deciso il Consiglio Comunale? Contributi per 100.000 euro. Va bene, allora io assegnerò contributi, ad esempio con l'ISEE, con il sistema del reddito, quindi chi ha un reddito più basso si beccherà un contributo più alto, chi ha un reddito più alto non si beccherà nessun contributo, e io questi soldi li distribuisco alle famiglie perché ognuno produca per conto proprio il pasto per i bambini e arrivi a scuola con il baracchino già fatto. Può piacermi, può non piacermi, io sono il dirigente, attuo semplicemente quello che il Consiglio Comunale ha fatto. Qualcuno può dirmi qualcosa? No. Ah, non solo nessuno può dirmi niente, ma se il sindaco, facciamo l'esempio più elevato, si svegliasse una mattina, e questo lo dico per voi, e dicesse: no, abbiamo fatto una cazzata, perché non piace questa cosa qui. Allora adesso, senti caro dirigente, non spendere quei soldi, tienili da parte. Adesso noi facciamo delle cose per cui tu fai un appalto e prendiamo i passi già fatti da una determinata, da chi vincerà questa gara. Il dirigente non può fare una cosa del genere, perché il dirigente non prende ordine dal sindaco, il dirigente prende ordine, non sente e non parla, il dirigente prende ordine dall'atto amministrativo che lo autorizza. Ok? E questa è la cosa fondamentale, ecco perché voi dovete sapere per filo e per segno come funziona e quali sono i meccanismi all'interno della procedura amministrativa, perché è solo così che voi siete in grado di dire: no, guardate che non funzionava in questo modo, perché questo capitolo prevede questo e non quest'altro, perché solo questa è la forma. Chiara, adesso io vi ho dato prima solo un'infarinatura, anche perché sennò poi diventa uno sproloquio. Se ci sono delle domande, io farei che, perché sennò poi faccio fare due domande, poi magari parla Chiara e poi dopo se ci sono altre domande. Ho due domande molto brevi. Potrei proporre come Movimento 5 Stelle, ma ho presentato una mozione che impegnava la Giunta a fare determinate cose. Questa mozione è stata approvata, ma non è stata mai attuata. È un problema politico il fatto di non rispettare le mozioni approvate dal Consiglio? Seconda domanda tecnicissima. Per quanto riguarda i mutui, è anche compito del Consiglio la ricontrattazione oppure può anche essere un atto di Giunta? Allora, rispondo alla prima e poi alla seconda. Poi cioè, ho visto che c'erano altre, ma solo perché poi me le dimentico, non vorrei prendere il termine. Allora, per quanto riguarda le mozioni, la risposta la si trova sempre nello statuto, perché abbiamo visto che la 267 non parla neanche di mozioni, parla semplicemente di atti di indirizzo. Poi tutti noi le definiamo mozioni perché deriviamo questa terminologia dallo statuto. Lo statuto di un comune dovrà prevedere i modi, i tempi di verifica e di attuazione delle mozioni. Il nostro ad esempio lo prevede che a step di tempistiche si possa chiedere alla Giunta la verifica se questa mozione ha avuto attuazione oppure no. Per esempio, anche da noi succede spesso questa cosa qui, noi passano le mozioni e poi non solo del Movimento 5 Stelle, devo dire, da noi abbastanza in generale non vengono. Da noi è previsto da statuto che debba essere verificato l'esito della mozione entro 30 giorni dalla data di approvazione della mozione, che però poi nella sostanza, penso che fosse quella sua domanda, il problema rimane politico, perché l'assessore viene, da regolamento viene e entro 30 giorni ti dice: ok, la mozione è stata approvata, io ho fatto questo. Poi tu puoi discutere del fatto che lui non abbia fatto quello che tu gli avevi chiesto di fare con la mozione, ma comunque la mozione risulta verificata, quindi è totalmente politico il problema. Il problema è, ecco perché, l'approvazione di una mozione, poi io non sono entrato nei dettagli
dei dettagli del 267 sulla questione della fiducia, della sfiducia, dell'opportunità di cosa succede se una maggioranza non è più la maggioranza. Perché una mozione non sfiducia nessuno. Se il sindaco dice che vuole andare a destra e il suo consiglio comunale approva una mozione che dice all'unanimità e dice andiamo tutti a sinistra, dal punto di vista amministrativo non succede niente, non è una sfiducia, non esiste la sfiducia così, attenzione, non esiste questa sfiducia, è una sfiducia politica, perché se un sindaco dice io sono stato eletto perché voglio vendere tutto il patrimonio del comune e il consiglio comunale si oppone e gli dice no, tu non lo vendi, sarà un problema da risolvere politicamente. E quindi che cosa succede normalmente? C'è una grande gradualità in questo, se le emozioni sono per le Aiuole Verdi e chi se ne frega, se le emozioni sono sulle grandi linee strategiche, ad esempio quelle approvate, come abbiamo detto all'inizio, come primo atto amministrativo, lì si apre un problema politico vero e proprio che poi le maggioranze devono risolvere. Posso aggiungere una cosa? Diciamo che è molto più vincolante nell'iniziativa che può fare tu come consigliere la delibera di iniziativa consigliare. Perché mi accollego a quello che diceva prima Paolo, cioè, come consigliere comunale lui giustamente ha detto gli strumenti che sono anche quelli più semplici, no? Che sono le emozioni, che sono le più facili da far passare, quindi da far approvare dal consiglio, perché tendenzialmente indirizzano ma non danno delle linee molto prescrittive, e poi c'è invece la delibera di iniziativa consigliare che è un consigliere qualsiasi, come c'è anche quella di iniziativa popolare, no? Per dire che deve raccogliere firme, presenta direttamente in un consiglio comunale, e questa ad esempio il regolamento a cui faceva riferimento Paolo che noi abbiamo scritto, che dice come erogare i contributi, se passa la delibera di iniziativa consigliare che prevede un regolamento, quel regolamento viene approvato e quel regolamento viene disatteso, allora sì che a quel punto c'è l'elemento amministrativo. Ma se io faccio una mozione in cui dico semplicemente bisogna fare un regolamento che più o meno contenga certi principi di trasparenza eccetera eccetera, allora lì diventa poi politico, perché lui viene, magari il regolamento viene scritto, non è proprio come tu l'avevi inteso, però diventa poi una questione politica. La delibera di iniziativa consigliare è molto più difficile da far passare, nel senso che io ne ho scritte, da quando sono eletta, ne ho scritte tre. Una è ferma ai pareri da 6 mesi, poi magari vi racconterò, così magari sapete anche voi cosa vi può capitare. Una è passata e una è stata bocciata. Ci vuole molto tempo a scrivere le delibere di iniziativa consigliare, quindi è un grande sforzo. È molto difficile che passino, quindi bisogna un attimo farsi un ragionamento anche politicamente se conviene fare la delibera di iniziativa consigliare, quindi scrivere tu la delibera, aspettare i pareri, scriverla in modo corretto dal punto di vista tecnico, amministrativo, tutto quello che diceva Paolo, e poi magari questa bocciata. Oppure un atto di indirizzo che almeno lascia il segno politico di quello che sarebbe voluto fare. Sì, rispondo, certo. Rispondo alla seconda sulla contrattazione dei mutui. Cioè i mutui si contraggono perché esiste un'approvazione del Consiglio Comunale, ma tutta la parte tecnica è di competenza della Giunta, cioè è la Giunta che mette in piedi un sistema nel quale selezionerà la banca migliore, le condizioni migliori, eccetera, eccetera, approverà a questo punto un suo atto, una delibera di Giunta, nella quale dice siamo andati da San Paolo, abbiamo contratto un mutuo per 1 milione di euro e ci fa lo 0,1% di interesse. Consiglio comunale, ti piace? Sì, no. Diventa complicato a questo punto però andare a emendare una delibera del genere, perché una delibera del genere ha già delle condizioni all'interno. Il consiglio comunale paradossalmente potrebbe dire sì, mi piace, ma io non voglio lo 0,1%, voglio lo 0,05%. A quel punto che cosa? Tecnicamente fattibile, tecnicamente fattibile. A quel punto verrebbe approvata una delibera modificata, la Giunta dovrebbe andare di nuovo a San Paolo e dire io sono autorizzato dal Consiglio Comunale fino allo 0,05. Vi va bene lo stesso? Se San Paolo dice di sì, bene, se non va bene, non va bene, allora non si contrae quel mutuo. Quindi bisogna convivere fra due organi che hanno competenze che si intersecano. I pareri idee sono stati risolti, sono necessari solo per l'elaborazione delle proposte. Allora, i pareri dei responsabili dei servizi sono necessari per tutti gli atti
che A, includano spese, e per spese intendo anche minori entrate o impegni di spese di qualunque natura. Faccio un esempio: voi fate una delibera nella quale dite che volete esentare dal pagamento del suolo pubblico tutte le associazioni di beneficenza che fanno i mercatini sotto Natale per raccogliere fondi per opere di beneficenza. Questa delibera voi dite: ma non costa niente al comune. Non è vero che non costa, ha un costo di mancato incasso, perché il regolamento comunale del suolo pubblico prevederebbe che per occupare il suolo pubblico tu devi pagare 1.000 lire. Se tu non fai pagare 1.000 lire, al comune di Chivasso costa meno 1.000 lire, e quindi anche in quel caso lì ci vuole la copertura, quindi ci vuole il parere contabile. Il parere di regolarità amministrativa invece del responsabile del servizio ci vuole per tutti gli atti che non siano però mozioni, perché sono atti di merito, interrogazioni e interpellanze, perché sono rientrano nella facoltà, escluse quelle, su tutti gli atti. Attenzione, qual è, vi ho detto, l'atto tipico del dirigente? La determina. Quindi il dirigente, vi ho fatto l'esempio prima, quello che voi dovete andare a fare i lavori di sostituzione a casa vostra, dovete chiudere la strada, andate lì e gli chiedete l'autorizzazione per chiudere la via davanti a casa vostra per una giornata. Quel dirigente, anche lui, ha bisogno della firma di regolarità contabile, perché anche in quel caso lì, in questo caso non ne ha bisogno perché non ce n'è una spesa, ma il dirigente delle mense che fa una gara per dare il servizio delle mense ha bisogno della sua determina per pagare quella gara, per indire quella gara, eccetera, eccetera, la firma del responsabile economico, del ragioniere. Perché? Perché deve dire sì, il capitolo prevede di spendere questi soldi ci sono, tu puoi spenderli, e quindi non diventa l'esecutivo finché non c'è la firma di questo signore che dice che i soldi ci sono. Quindi non per la parte tecnica, ma solo per la parte. E perché la parte tecnica la fa già lui nella addirittura le delibere, quando arrivano in consiglio, per dire l'emendamento, che la classica facoltà del consigliere comunale dà di proporre una modifica a un atto, ma anche quelle devono essere parerate, si suol dire. Quindi anche quelle devono essere parerate dal punto di vista tecnico e, se hanno un fatto finanziario, dal punto di vista economico, perché magari qualsiasi una modifica da, magari dai 6 metri ai 4 metri fa sì che l'incasso sul deore, sia diverso, quindi bisogna vedere se è sufficiente rispetto a quanto è stato previsto a bilancio. E quindi altra cosa, molto spesso difficile, almeno per la mia esperienza personale, ottenere i pareri positivi sugli emendamenti alle delibere della giunta. È molto complicato, quasi quanto la delibera di iniziativa consigliare, se non è concordato prima. Abbiamo già fatto per consigli comunali. In nessuno dei consigli comunali il sindaco ha presentato questo disegno di programma. 30 giorni, se non ricordo male, sono da quando è stato, da quando si è insediato. Questa era una cosa che io, essendo anche vicepresidente del consiglio, già l'hai segnalato. Anche, già portato anche il vicepresidente. Però il problema, noi siamo 50.000. Sono già passati 30 giorni. Da 25 anni? No, sai che non l'ha presentato? Le linee programmatiche non le ha presentate né al primo né al secondo consiglio. Adesso, visto che di solito al secondo, cioè io mi ricordo noi quando siamo insediati in luglio, abbiamo fatto uno straordinario, adesso è prima del bilancio, deve presentarle per forza, perché come diceva Paolo la struttura è linee programmatiche che hanno valenza su 5. Facciamo finta che porti. Il problema è che questa cosa qua, come possiamo sollevarla? Al segretario generale. Tanto ce l'avrete sicuramente il segretario generale. Un'altra. Mi raccomando, quello che vi ho detto, il comune non parla e non ascolta, dovete scrivere, quindi tutto per iscritto. Notate che non rispetta le previsioni di presentare linee programmatiche. Voi, come consiglieri comunali, scrivete una lettera al segretario generale e gli dite: caro segretario generale, ci risulta che potete verificare. Forse siamo andati a dirlo prima, che il segretario generale per qualsiasi consigliere comunale è riferimento rispetto al, ad esempio, il fatto che vengano applicate correttamente le procedure. Ad esempio, a me è capitato, magari finiamo,
ti do subito la parola, sto collegando quello che diceva lui nella pratica, no? Quando Paolo diceva che bisogna studiare, faceva gli esempi della delibera di giunta che viene fatta come giunta, che non è competenza di consiglio, sono esempi reali. A me, ad esempio, è capitato che la giunta deliberasse una modifica di statuto che riguardava l'ambito della cultura e sono stata io a sollevare il dito e scrivere, perché giustamente come dicevo bisogna scrivere che tutto rimanga agli atti, perché sennò già così è difficile spesso, almeno da noi, Comune Torino, in carità, è un'altra realtà, nel senso che forse magari rispetto a comuni più piccolo ci sono tantissime richieste di accessi, quindi magari si perdono nella burocrazia. Comunque bisogna scrivere, abbiamo fatto una lettera scritta al segretario generale, il quale, come diceva Paolo, abbiamo fatto, detto, ma guardate, questo non rispetta i compiti che sono attribuiti l'indirizzo e controllo del Consiglio Comunale, verifica, due giorni dopo, giunta straordinaria, hanno revocato la delibera e hanno fatto una nuova di competenza del Consiglio. Per carità, la delibera è passata comunque, però non sono cose... veramente bisogna studiare tantissimo, quindi proprio perché l'unico modo con cui si riesce veramente a mettere in difficoltà a fare opposizione è saperne almeno quanto loro. Se ne sai di più è meglio, è difficile, lo dico per esperienza, però se ne sai almeno quanto loro riesci ad accorgerti, ma magari non sono neanche sempre, cioè in questo caso non erano neanche forse in malafede, non lo so, quella cosa lì era tra l'altro una cosa un po' particolare, però comunque le forzature se le possono fare e fare, quante fanno, quando sono proprio di lì, borderline, diciamo che se possono tirare l'acqua al mulino la tirano loro, di certo non all'indirizzo, a favore dell'indirizzo, o meglio, dell'organo di indirizzo. Ecco perché bisogna sapere bene. Come hanno già previsto di fare poi il consiglio a settembre sul bilancio, prima di evitare i... No, lui non può, sicuramente arriveranno prima del bilancio, perché come diceva Paolo la struttura è, la dico brevemente, tanto vi ha già inferito un sacco di cose, quindi non so neanche se rimarrà. Comunque linee programmatiche che valgono, che sono linee politiche, cioè il sindaco dice quando si è insediato io farò queste cose nei prossimi 5 anni. Scusami, però quelle cose lì le devi portare. È un atto di consiglio. Che lui abbia fatto il giuramento e ci abbia fatto il suo impegno. No, le deve trascrivere. È una delibera. La voterete. La delibera di consiglio, però. Potrebbe essere la prima delibera di consiglio dopo l'approvazione. È una delibera, sì. Dopo la votazione del presidente del consiglio. Sì, esatto. Per dire, da noi. Sono 3 mesi. Il nostro statuto 3 mesi. Ah, da noi 30 giorni. Adesso lo statuto. Ecco perché dovete anche leggere bene lo statuto. Perché lo statuto per vedere è determinante. Il nostro è 30 giorni. Il nostro Torino è 30 giorni, però. Dopo, tecnicamente, non mi andava lo statuto. Ma ci sarebbe Cristian. Scusami. Vai Cristian. Scusate, proposta di delibera consigliare. È su testo unico? Sì, cioè sicuramente sì. E poi perché allora c'è. È prevista dal testo unico, quindi. Sì, cioè. Forse questo effettivamente mi abbiamo detto. C'è la 267 che è il grande cappello. Poi c'è lo statuto e il regolamento. Cioè, noi per dire a Comune Torino abbiamo un regolamento che disciplina anche il fatto che, ad esempio, una delibera di iniziativa consigliare deve essere discussa entro 30 giorni da quando è protocollata, tutta una serie di cose. Da me non esiste. Cioè, tu come consigliere non puoi presentare una proposta di delibera? Ma perché? Ma tanto lo prevede. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Quindi su tutto ciò che vi ho detto l'articolo 42 che vi ho detto di studiare a memoria, su tutto questo il diritto di iniziativa è del Consiglio. Magari è un altro nome, perché un consigliere comunale non può non avere diritto di presentare un regolamento. Non è quanto ci vuole, quanti giorni si esce da opzione. No, allora io ti dico. Paolo prima diceva, parlava molto di delibere consigliari. Al Comune di Torino in 3 anni noi l'80% lo passiamo a approvare delibere che sono sì di competenza consigliare, ma proposte dalla Giunta. Cioè la Giunta propone una delibera perché alla fine la Giunta organo fatto politico la sottopone al Consiglio e quella effettivamente esce poi alla fine dell'iter come una delibera di Consiglio. Però la delibera di consiglio può essere firmata da qualsiasi consigliere. Articolo 43. Per quanto riguarda le linee guida, articolo 46, elezione del sindaco, nomina della giunta, comma 3,
entro il termine fissato allo statuto, ecco come bisogna andare a vedere lo statuto, perché da noi è 30 giorni e qui è 3 mesi, per esempio, entro il termine fissato allo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, perché è articolo del comune, sentita la giunta, quindi deve essere approvato dalla giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Ok? Quindi non è una facoltà del sindaco, non è che il sindaco può dire ma le presento o non le presento. Il sindaco ha una tassativa responsabilità, articolo 46,3, di presentare entro quando? Entro un termine fissato allo statuto, le sue linee programmatiche, e le può presentare senza dire niente agli assessori? No, non può presentare senza dire niente agli assessori, perché dice sentita la giunta. Come si sente la giunta? Andiamo al bar a prendere un caffè? Non si sente così la giunta. La giunta si sente facendogli approvare un atto proprio dell'organo amministrativo collegiale. Qual è l'atto proprio dell'organo amministrativo collegiale? Giunta la delibera. Quindi io sindaco scrivo le linee guida, chiamo tutti i miei assessori, convoco una giunta, gli sottopongo le linee guida e dico siete d'accordo? Sì. Che cosa ci sarà scritto in fondo alla delibera? Con voti unanimi espressi in forma palese, la giunta approva, comprendo questa cosa che ha approvato la giunta, convoco il consiglio comunale. Il consiglio comunale, adesso vi faccio una domandina, il consiglio comunale penso che abbia le bandiere lì? No, non penso, è previsto dalla legge, in occasione, articolo 38,9, in occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici che si tengono e all'interno la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea per il tempo in cui questa esercita le rispettive funzioni e attività, sono fatte salve le altre forme in base allo statuto, eccetera eccetera. Quindi il comune di Chivasso non potrebbe dire io non voglio più mettere lì la bandiera italiana, non può dirlo perché articolo 38,9. Ecco perché vi dico che dovete studiare questo come se fosse la Bibbia. Era il periodo della Lega. E beh, anche un sindaco della Lega si è dovuto tenere la bandiera italiana e quella dell'Unione Europea, perché se non ci fosse lo Stato, un consigliere comunale, uno di voi, avrebbe dovuto prendere carta e penna, scrivere al segretario e dire caro segretario, nella riunione del Consiglio Comunale tenutasi il giorno X non si è ottemperato l'articolo 38,9 perché non era previsto, eccetera eccetera. Che cosa succede? Che o il segretario comunale si attiva, oppure voi passo dopo a chi scrivete? Al prefetto, perché l'autorità è il prefetto. Voi scrivete al prefetto e dite caro prefetto, il segretario comunale avvisato con mia lettera, numero, protocollo del, non ha provveduto a, provvedete voi, non provvede neanche il prefetto, a chi scrivete? Al procuratore capo della Repubblica di Torino. Caro procuratore capo della Repubblica di Torino, cosa succede veramente? No, non sono battute queste, eh? Caro procuratore capo della Repubblica di Torino, il prefetto Pinco Pallini avvisato con lettera del, il segretario comunale non hanno provveduto. Adesso stiamo dicendo una cretinata, ma io ad esempio ho seguito le vicende un po' ridicole del comune di Gallipoli, il quale è stato sciolto dopo un anno e rotti perché il presidente del consiglio comunale si rifiutava di convocare il consiglio comunale. No, non è una battuta, non è una battuta. Io mi sono divertito da morire a leggermi tutti gli atti. No, lui non convocava il consiglio comunale, dato che il consiglio comunale lo convoca il presidente lui, anche se, perché poi non è solo facoltà, anche i consiglieri comunali possono chiedere la convocazione del consiglio comunale con certi numeri, certe maggioranze eccetera. Tutti i consiglieri comunali avevano chiesto di convocarlo e lui non lo convocava. Perché? Perché ci stavano antipatici tutti. No, non è una battuta. Questo qui era un imprenditore, era un imprenditore del campo petrolifero e non gliene fregava niente, si era fatto eleggere perché voleva così. No, non so scherzare. E adesso, e poi c'era un altro, credo. E praticamente è andato avanti un anno a non convocare il consiglio comunale. Alla fine è dovuto intervenire il prefetto d'autorità, l'ha fatto decadere dalla carica, quindi decadere dal consigliere comunale, a quel punto lì poi hanno sciolto il comune perché la maggioranza è saltata, eccetera, eccetera. Però è così, cioè le norme dovete sapere, non per vezzo. Chiedo, lo chiedo, lo statuto comunale, e poi
consigliamento. Consiglio. Cioè, fa bene anche questo, se sì, senti due. Quello che non trovo qui. No. Dice, per esempio, devi avere, devi seguire la commissione pari opportunità, nel regolamento ti spiega come la devi costituire. Esatto, sì. È il livello più basso. Il primo è il regolamento del comune, il secondo è il regolamento di un organo del comune, cioè il consiglio comunale, quindi come viene all'interno del consiglio comunale l'attività poi consigliare svolta, quindi sono tutti, quindi tu devi studiare a memoria, da dove sei sempre a memoria, il regolamento, lo statuto a memoria, il regolamento del consiglio comunale a memoria. Sì, soprattutto il regolamento del consiglio comunale serve tantissimo per esperienza, perché definisce ad esempio i tempi di intervento che hai in aula, quante volte puoi intervenire su una discussione, e se si è l'opposizione soprattutto tendono a non darti proprio la parola sempre, no? E quindi ti spiega ad esempio quando puoi intervenire per fatto personale, quanti minuti hai per ogni emendamento, quanti minuti hai per la mozione, quanti minuti hai per la delibera, quindi soprattutto per l'aula, quando vi troverete in aula a dover magari soprattutto fare opposizione, perché alla fine siamo lì, ma è importantissima farla, e per poterla farla bene bisogna conoscere molto bene i diritti che si hanno in aula, perché tutto, molto si gioca lì, e quindi che a me è capitato di togliere la parola e dicessi scusi ma è una delibera, ho 10 minuti, su una mozione ne avevo 5, quindi mi faccio finire, perché il presidente, non, tipo noi, per fortuna ancora per poco, perché è andato tra l'altro in regione, assessore in regione, abbiamo un presidente che non conosce minimamente il regolamento, ma proprio niente. Per cui magari ti toglie la parola e te la devi riprendere. C'era. Il regolamento di caselle prevede che le delibere di consigliere consigliare devono essere presentate da almeno un quinto dei consiglieri. Non confligge con l'articolo 43 che dice che ogni consigliere. Allora, questa è una bella domanda, anche perché non si può, cioè si può andare a normare all'interno dei regolamenti le cose non specificate. Questa è la classica cosa che probabilmente dovresti fare una lettera al segretario generale dicendo, facendo riferimento ad altri comuni, magari prendendo Torino che insomma, è un comune grande, dicendo ma dal regolamento del comune di Torino risulta che non ci siano limiti, o meglio, cioè un consigliere si e chiedere un parere, anche perché tra l'altro se lo diciamo noi qui, Paolo che comunque è espertissimo in materia, vale, ma vale poco. Il segretario generale che se dovesse esprimere un parere che dice effettivamente che quel regolamento va modificato perché non è conforme con i livelli più alti. Perché hai detto in diritto amministrativo sappiate che vige il seguente principio, soprattutto sulle cose grigie e non sulle cose bianche o nere. Se una cosa viene fatta, qualcuno per disapplicarla deve fare ricorso. Punto. Se io faccio una delibera che dice determinate cose, quella cosa è esecutiva. Dopodiché, a meno che io non dica, insomma, tu negli uffici comunali non possono più entrare quelli che hanno gli occhi azzurri, allora è tardi, la stampa, disastro, carabinieri, manifestazioni, eccetera. Ma dato che non sono mai cose bianche e nere, sono sempre cose grigio. Noi ne abbiamo viste di delibere comunali annullate al TAR, ce ne sono talmente tante. Perché? Perché, come direbbero i romani, ci sta a provare. Cioè, io voglio fare una determinata cosa, se ho un supporto, se ho il supporto di una brava dirigenza, di una struttura che mi sa dire come fare, io politico decido che voglio andare da qui a lì. Voglio le mense, esempi facili, voglio, non so, i trasporti gratis per tutti. È possibile i trasporti gratis per tutti? Tecnicamente sì, è possibile. Come è fattibile? Il come è fattibile deve essere strutturato da una dirigenza, da una classe amministrativa in grado non di spezzare il diritto amministrativo e di farti quello che vuoi tu solo perché sei il sindaco, l'hai chiesto e allora ti scrivo la delibera come la vuoi tu, ma di adeguare le cose in modo da piegarle perché il diritto amministrativo non si spezzi e tu raggiunga lo scopo che ti sei prefisso. Noi a Torino abbiamo una serie di esempi sulle varianti urbanistiche, quasi tutte annullate in realtà. Perché poi sono annullate la TAR? Perché annullate la TAR? Perché sono state fatte con i piedi, sono state fatte male. Se tu vuoi trasformare. Perché ci hanno provato? Perché se tu dici io voglio valorizzare quel determinato immobile,
gli cambio la destinazione d'uso da fieristico a commerciale, ma non posso farlo perché esiste una legge regionale che stabilisce che le varianti urbanistiche devono seguire una determinata procedura, e quella determinata procedura io non la seguo, non posso farlo neanche io, sono sindaco. Allora lì dove sta la responsabilità? Sta nel sindaco, che è era poco preparato, però magari il sindaco non vuole studiare troppo, nel dirigente che al posto di dire no sindaco, questa cosa non si può fare, o meglio si può fare ma in questa procedura, con questo tempo, in questo modo. Allora iniziamo l'iter per arrivare dove tu vuoi arrivare, però non ci arrivi in 15 giorni, ci vogliono 6 mesi. Allora normalmente un dirigente così sta antipatico.